Amici dell'Edico di Gatto e Storci, benvenuti su Scherzi a Parte! Abbiamo cambiato location, siamo... Aspetta, intanto perché Gatto e Storci, scusa? Perché tu sei la televisione che stai cambiando... Ma infatti ti sto dicendo, allora, che adesso è un incipit dell'incipit, tu di queste cose televisive e culturali non ne sai niente, quindi lascia fare al maestro. Ora ti comincia e tu fai... Va bene, la facciamo... Di nuovo, dai. L'Edico di Mister Piero Gatto... È un Marco Sorci. Siamo a canale 8, non siamo dei truffaldi, come abbiamo detto venerdì scorso. Abbiamo promesso di essere in televisione, siamo in televisione. È prendete e godetene tutti, adesso non vi lamenterete più di audio, video e cose varie, quindi... Noi lo facevamo apposta per abituarvi male, così poi vi trovate meglio. Ora dice che è bello. Vero? No, io non ero arrivato. Siamo qui, adesso invadiamo questo spazio che ci hanno gentilmente concesso, veramente questa grande televisione del canale 8. Siamo qui per parlare della domenica di sport. Una bella domenica. Ma magari mettiamoci pure il sabato, e qualche partita sabato c'è stata domenica, pure. Sabato e domenica del campionato di eccellenza e promozione. Piero, però c'è una cosa forse da dire prima. Che ne pensi? Pronto, ragazzi, mi sentite? Pronto? Sì, la sento. Pronto? Sorpresa! Oh mio Dio! Allora, intanto dobbiamo dire... Allora, siccome non sono abituati a questi interventi, che noi non c'eravamo, è Giusy Bottone, che è la nostra giornalista... D'assalto, grande Giusy Bottone. Perché, che vuoi, Giusy? Innanzitutto volevo darvi il benvenuto nella famiglia di Canale 8, mi sembra il baciamoci. E questo è un bacio da pure per te, Giusy, pure grazie, per te. Grazie. Seconda cosa, sono venuto un po' a rompere le uova nel paniere, perché voi parlerete sicuramente di questo bel fine settimana di sport, però purtroppo anche questo fine settimana è stato macchiato da una situazione un po' scomoda. Nulla a che vedere con quello successo che è successo a Favara. Ma già l'abbiamo detto di Favara, Giusy. È morto Gerardi. È morto Gerardi, che è successo? Gerardi è morto, no, Gerardi. Ma fallo scantare, giù. No. E allora vi dico, in redazione è pervenuta una lettera, perché non lo chiamo comunicato, in quanto credo proprio sia una lettera del presidente dell'ASD Mamertina, Antonino Anastasi, che ha deciso di sfogarsi e usare noi come mezzo stampa per divulgare questo suo sfogo. Siamo contenti che lui abbia scelto noi come tramite, ci dispiace però ancora una volta dover parlare di questi fatti incresciosi. Se voi mi prestate due minuti... Ma io te li presto, prima però di dire che benvenuti al confessionale di Mister Piero Gatto e Sapo Sorci. La gente ormai si confessa. Cioè, premesso che Marmettina noi non la... Ma che girone B? Ci ha giocato l'anno scorso Castelbonese... Ma la partita era Castelbonese-Marmettina, se non erro. Esattamente. Che è successo? Giusto? Hai tre minuti. E allora, io inizio. Ieri abbiamo vissuto una triste storia del calcio dilettantistico, dice il presidente, avendo avuto sentore di fatti assurdi raccontati da dirigenti e calciatori di squadre del comprensorio Madonisa sulla trasferta di Castelbuono. Ho raccomandato al mister e ai ragazzi di stare tranquilli, perché una partita di calcio è un momento di gioia e seppur la locale squadra lotti per il salto di categoria, non vi era nulla di cui avere paura. Appena arrivati al campo, con tono minaccioso, dice sempre il presidente Anastasi, c'è stato imposto di entrare per uno, non più di 18 e massimo due dirigenti. Seppur in presenza del commissario di campo, i pseudo custodi dell'ordine pubblico accusavano il mister di aver ordinato all'andata ai ragazzi di falciare gli avversari, ai dirigenti di essersi comportati in modo antisportivo, cercando la rissa, tant'è che il nostro magazziniere è stato buttato dentro a spintoni e ai ragazzi è stato imposto il silenzio.
Entrati dentro lo spogliatoio sporchissimo, abbiamo trovato resti di cibo sul pavimento, acqua assente nei bagni, soltanto una mini panca e una sedia per permettere ai ragazzi di cambiarsi. Gravissimo è stato poi, ribadisco, sempre a detta del presidente Anastasi, il comportamento del mister della Castelbuonese, che prima dell'ingresso in campo per il riscaldamento minacciava un nostro calciatore che, a suo dire, non so bene di quale grave reato, si era macchiato all'andata. Prima della gara, il presidente dice, abbia cercato di tranquillizzare i ragazzi, chiamando la polizia. Poco dopo sono arrivati due carabinieri, ma ormai non vi era più nulla per cui giocare o parlare, perché lo stato d'animo di tutti era sotto i tacchi. Io direi tacchetti, ma questa è una battuta vostra. Mi piace anche perché la Castelbuonese ha un pubblico splendido, è una squadra di categoria superiore, quindi non sono necessarie queste intimidazioni per vincere. Ringrazio il mister e i ragazzi per la calma che hanno avuto sia fuori che dentro il campo e spero di non rivedere mai più scene che non hanno niente a che vedere con lo sport. Il presidente ASD Mamertina, Anastasi Antonino. Lucy, la cosa è triste, come ormai questo campionato se ne sentono di tutti i colori. E ci mettiamo questa insieme alle altre. Peggio perché... esatto. Ragazzi, allora io vi lascio al vostro lavoro. Fate voi le dovute osservazioni del caso e buon proseguimento. Giusi, grazie. Giusi, grazie. Ti vogliamo bene, ci manchi tanto. Allora, quindi... Ci vediamo presto, non vi preoccupate. No, ma infatti, anzi, speriamo anche in qualche altra ciao, tua... Ciao, buon lavoro. In grazie, di ciao. Ciao, Giusi, grazie. Allora, se non erro, perché noi non trattiamo questo girone... è roba che non trattiamo, questa è finita 6-1 per la Castelbuonese. Certo, giocavano tranquilli. No, tranquilli, ragazzi, erano troppo tranquilli. col Valium. Però io la cosa che mi stranizza, non ho capito. Cioè, allora il Mamertina è metà classifica. Sì. Salva. Sì. Ma tutta questa preoccupazione che aveva il Castelbuono di fare questo ricevimento. Questo ricevimento, ecco, no, io non lo so, però sono sicuro che andrò a fondo a questa cosa, perché sono un paio di amici miei che giocano pure a Castelbuono, infatti. Con tutto il rispetto, aspettatevi la chiamata, perché cioè, è assurdo, a prescindere che io neanche sapevo che ci fosse una notizia di questo tipo. Infatti. A me sono caduto dalle nubi, però a questo punto comunque, è vergognoso. Noi chiediamo ai dirigenti della Castelbuonese, spero che ci ascolti qualcuno, di comunque farci sapere, in realtà, perché noi... crediamo a quello che dice il presidente. No, per carità, però. Però mi farebbe piacere anche una sentire qualcosa anche da parte della Castelbuonese, che è una grossa squadra. Noi aspettiamo tutte la Castelbuonese in eccellenza, ma sapete queste cose è meglio che vi state in no, anche perché tipo, fanno picca vita, non è che queste sono piazze. Se questo è il modo di accogliere gli ospiti, quantomeno mettiti ciò che te genere caro gabinetto. No, comunque sono cose veramente io. Comunque ragazzi, ma poi è di moda, perché noi abbiamo detto venerdì, ti ricordi venerdì, di moda questo fatto delle invasioni. Ormai comunque presidente Morgana. Presidente Morgana. È giusto, dai. Fata Morgana. Vogliamo parlare di calcio, per favore. Io volevo parlare di Fata Morgana. No, parliamo di calcio, dai. Va bene, parliamo di calcio. Allora, con che cosa iniziamo, Piero? Con l'eccellenza. Andiamo in ordine cronologico, intanto rifacendo il marchettone del Foglio che si è visto veramente, siamo i numeri uno, documentiamo tutto quello che accade sui vostri campi. Bello, presentiamo le partite, articoli di mister Piero Gatto, Salvo Sorci, Giusi Bottone, una appunto le nostre collaboratrici. Quindi sempre con l'aiuto di tutte le persone che ci vogliono bene, soprattutto voi che ci leggete. Comunque partiamo da Alcamo Campofranco, una partita che abbiamo detto venerdì sarebbe stata senza storia, non era il caso. E invece no. 3-0 nasconde. E invece no, perché comunque l'Alcamo ha fatto fatica, come sempre al Catella, l'Alcamo fa fatica. Però dico una cosa, non deve diventare una giustificazione del campo, perché comunque... giocatori bravi, giocano bene anche sul cemento, quindi vediamo di smetterla con questo. Sì, ormai l'abbiamo capito, il Catella non è buono, però ragazzi non dovete stentare, perché ormai sono le ultime partite, hanno fatto tanto, dai, le ultime partite, e quindi hanno fatto fatica contro un Campofranco che comunque il Campofranco è in ferie,
in ferie. Non da ora. Infatti sono andati ad allenarsi venerdì. E non li conoscevano più. Dice, ma dove siamo la squadra? Ma quale squadra? No, la squadra non ce l'abbiamo. È finito il campionato. E dice, no, ma guarda ancora. No, guarda, per cortesia, la squadra non si allena. Le arrostite. Quindi quando andate a vedervi le partite a Campofranco, che siete tutti amici nostri che ci seguono in parecchi. Assolutamente. Insomma, prima di additare i giocatori, qualche giocatore, ragazzi, ormai si è spenta sta cosa. Quindi se qualche prestazione non è più a certi livelli, non vi incavolate, dai, non vi allenate, non fate salire la squadra. Che cosa volete? Comunque so che hanno fatto una buona gara, i ragazzi ad arco per 70 minuti, giustamente, perché poi finiva la benzina. C'erano quelli che i 70 minuti che sono rimasti. Si sono dovuti fermare. E poi è venuto fuori lo squadrone dell'Arcamo che è lì a un punto. Appunto a un punto. Però arriviamoci piano. Ci arriveremo. Dai. Ecco, la notizia che stava invece facendo saltare il banco, perché c'è stata una polemica su Facebook di quella allucinante, tra la partita tra Folgore e Camarat, che c'era stato un risultato postato 2-1 da Calciolandia. Vogliamo salutare Calciolandia, Don Igio, ti vogliamo bene, Calciolandia, siete, tutti i ragazzi. Siete comunque sempre i numeri uno, io l'ho detto, nel dare i risultati assolutamente. Live. No, qualcuno si è un po'... Giovanni Castronovo, no qualcuno? Giovanni Castronovo gli ha detto di cotte e di crude. Vabbè, Giovanni... Vabbè, no, no, l'ha detto, si è scusato, però gliel'ha detto, in caso si incompetenti, fate schifo, chiudite. Cioè, non l'ha detto, l'ha scritto lui. Ma lui scherzava. Io ero morto quando ho letto questa cosa, era morto. No, è venuta fuori perché qualche deficiente che praticamente si diverte a ostruire il lavoro di gente veramente che non sono dei professionisti, ma sono dei professionisti che Calciolandia è veramente è un team veramente da professionisti, e ha dato queste notizie stupide dove diceva che il Camarat stesse perdendo per 2-1. Se non che poi giustamente la Calciolandia dà il risultato finale, io rimango allibito, che va come 2-1, e do la notizia sul Facebook, incredibile, 2-1, e arriva Rubino, prende una, cioè, ma che mister Gamba, ma che combina, io dico, che combina tutto il risultato, e invece c'è stato questo scherzo, invece cosa è successo? Che comunque il Camarat ha sofferto a Castelvetrano, perché come, diciamo, da morire, come diciamo già da un bel po', i ragazzi della Folgore, quelli non gli frega niente, entrano, giocano, possono incontrare la Folgore, il Castelvetrano, la Camarat, possono incontrare la Palmolo, quelli se la giocano sempre. Però il Camarat arriva diciamo col fiato corto a questo rush finale, Piero, arriva col fiato corto. Quindi arrivato lì hanno preso per i capelli questi tre punti d'oro. Benedetti. D'oro, perché adesso siamo le ultime due partite, non si può sbagliare niente. E quindi si è arrivato questa vittoria che comunque non convince. Non convince, ma convince di meno, perché a questo punto, nella volata finale, il pareggio tra Rocca e Leonfortese. Un pareggio rocambolesco, Salvo. Salvo sta male, ha la febbre. Ragazzi, c'ho il giubbotto quindi, pure per se questo. Se non lo sentite parlare è perché... Io per amore vostro, per amore vostro, per amore vostro, ragazzi. Speriamo con mamma in scapola mia, comunque. Allora, la partita... Trasmettiamo Canale 8 dal letto, coricati con la borsa dell'acqua calda. Allora, la partita di Rocca Leonfortese è stata una partita rocambolesca. Rocambolesca. Perché, la Rocca doveva vincerla a tutti i costi. Bravo Davide, hai capito, no? Ha dato una scossa a questi ragazzi e si sono giocati la partita alla pari con il capolista di questa. La posso dire però una cosa proprio bella, politica lì corretto come al mio solito. Io non so dove iniziano i meriti della Rocca di Caprileone e finiscono iniziano i demeriti della Leonfortese, però perdonami, perché onestamente c'è una differenza talmente tanta, anche di motivazioni. Comunque, ancora ho i miei dubbi. Ancora non abbiamo finito. No, non ho finito. Cioè, non hai sentito nulla. Va. Leonfortese passa in vantaggio, in inferiorità numerica, erano in 10 e passa in vantaggio. Va a risultare chi fa gol sulla ringhiera che era già ammonito, espulso quello. Quindi in 9. Allora, Leonfortese ha pareggiato. Non si può esultare più allora. Ha pareggiato questa partita al 67esimo
e l'ha portata la Leonfortezza, l'ha portata, la, scusami, il Rock l'ha portata fino alla fine, e qui bisogna dare un elogio ai ragazzi che sono stati veramente eroici, in nove contro una grande squadra come la Leonfortezza, fino alla fine 1-1. Quindi loro hanno avuto ben un quarto d'ora di un recupero per fare il 2-1 e prendersi questi 3 punti che avrebbero chiuso il campionato, e che comunque non stavano meritando, perché il Rocca stava facendo una grande partita. Quindi complimenti al Rocca, che comunque lui si è preso questo punto che lo tiene vivo e può sperare di domenica di andare a fare il risultato, ahimè, a Cammarata, però visto come sta andando il Cavate può succedere di tutto, fare questo colpo di coda. E mentre la Leonfortezza si va a incartare, perché adesso è a 3 punti, a soli 3 punti dalla Parma, che la incontrerà domenica, sarà un partitone. Appunto. E lì già sul Aspetta, c'è Parmonval e Alcamo. E l'Alcamo, quindi. Cioè, il campionato. Si è andata ad incartare, quindi un pareggio che comunque era nell'area, perché noi sapevamo che comunque il Rocca lì non è che vai a vincere, specialmente in un Rocca combinato in questa situazione. Quindi 1-1, sorridono Alcamo e Parmonval di questo risultato. E andiamo avanti. Chi non sorride invece è nessuno dei due tra Riviera Marmi e Marsala, perché è un punto che suo punto a chi serve? Il Riviera Marmi, un presidente se vuole vendere la squadra. No, l'ha detto lui. Il presidente dopo questa questo ennesimo stop. Sì, però perché questa è una squadra che comunque era stata costruita. Allora, noi l'abbiamo sempre elogiata, hanno avuto gli altri, hanno avuto i bassi, però adesso nello stato in cui versa chi pensa? L'acqua nello stato in cui non dobbiamo più guardare quello che succede, che eravate lì, eravate avanti, vi siete mangiati un campionato, vi siete mangiati un campionato. Questo perché quando non si guardano attentamente dove sono i problemi e si cerca o campo, o pallone, traverso, cosa fare, succede questo, che poi vi ritrovate a perdere dei punti e ancora cerchiamo all'arbitro, o guardaline, c'era vento, la palla che saltava, quindi il presidente è deluso, perché hanno fatto dei sacrifici economici, dei sacrifici enormi, non indifferenti. Però dico una cosa, presidente, non molliamo, dai, non è che noi abbiamo bisogno di gente come di pazzi, abbiamo bisogno di pazzi che investono, e non ve ne potete andare, quindi, e poi voi siete malati di calcio, non ce la fate. Quindi un 2-2 contro 2, perché vincevo 2-0, il Marsala comunque alla fine è sempre un'ottima squadra, è andata a prendere un pareggio che non serve a nessuno. Che se non muove niente, quindi cioè, morti erano e morti rimangono praticamente. San Giovanni Gemini Mazzara doveva decidere, diciamo, l'allontanamento del San Giovanni Gemini dalle zone di pericolo, puntualmente arriva la vittoria, uno streaming sito 1-0, però. Ma quello doveva essere, e San Giovanni Gemini doveva vincere, ha vinto, e il Mazzara doveva perdere, ha perso. Bruccoleri, io non mi ricordo un campionato tu così brutto, non l'ha fatto mai. Mamma. L'imperatore diventò caporale Bruccoleri, Totò, i playout, vediamo come vanno a finire. Il San Giovanni, io penso che sia uscito fuori quasi dal pericolo. 5 punti, play-out, vero, 5 punti, play-out, a voglia di fare. Complimenti. Totò non mi ha chiamato. Grazie, Rappa, ti vogliamo bene. Vabbè. Allora, questa conservata con le altre. La lotta dei disperati invece tra San Sebastiano. No, io non lo riesco a dire, pro Favaro. Allora, il San Sebastiano. Cioè, 2-1. E vinceva il San Sebastiano. La lotta dei disperati. Dunque, ci sono esattamente qualche 16 miliardi di differenza tra le due squadre. No, 2-1. 2-1 stavano. Cioè, forse giocò pure Buscemi. Sì, pure lui. Tutti i ragazzini, addirittura Under. Quindi sono passati in vantaggio. Infatti, quando hanno fatto gol, si guardano, ma vero, Cucancia, niente, una cosa, gente che ha smesso di giocare, niente, non gioco più, quello non fumo, una cosa del genere. Sono passati in vantaggio,
però insomma alla fine era normale. Vabbè, dai, ma che partita è? Ma di che stiamo parlando? Davide e Golia, quindi. Ma comunque anche... al Pofadara, dopo quello che è successo, ci si aspettava qualcosa di un po' di calcio, invece non, ancora non ne vediamo. Molti calci, vediamo, nel sedere, c'è ancora in sospeso quella, quell'ulteriore ricorso che ha fatto il Serro di Falco, che è stato respinto il primo, quindi ci sarà un appello. Cioè, sempre cose chiare. Comunque respinto, ho sentito Burgio un'oretta fa e ho detto, dai presidente, dice, no, c'è Piero, se io non mi accettano il ricorso, io smetto col calcio. E l'avete sulla coscienza. Arrivederci, no? Vabbè, vabbè. Burgio. Ma io non voglio vedere. Arrivederci, Burgio. Ci serve. Burgio grande. Buono. Vai. Piero, spero. Ma che stai scherzando? Fata Morgana, quello non ti Fata Morgana non te li dai. Fata Morgana non le fatte. Comunque, adesso ti puoi sfogare, però non essere troppo prolisso. Che cosa solito. C'è? La Parmonval, no, è vero, Serra di Falco, dobbiamo parlare di questa. Io non lo volevo evitare, già Burgio da disgrazia ne ha. No, no, Serra di Falco da fare ne dobbiamo parlare perché è stata una partita disgraziata. Disgraziata, sì, perché ha una porta, guarda, Mimmo Bell'Omo. Una porta e quelli segnano, come Mimmo fa a fare una Mimmo Bell'Omo, come fai? Poi darci la ricetta, perché, guarda, è una cosa... Come si può dire, pare spinta. Traverse, pale, tutto, la palla non, passa in vantaggio con un gol di Vennero, non esiste praticamente da fare una punizione, un gol, 1-1, tutti a casa. Un punto che però, Mimmo, non serve a niente. Non serve vabbè, a niente. Però no, no, non è vero. Non è vero. Perché rimane fra i vivi e si gioca e si gioca il play-out. Quindi Mimmo se lo tiene stretto questo punto, hai ragione Mimmo. Perché sembrava di ben fatto, no. Quindi è un punto importante per Mimmo, mentre per il Serra di Falco è l'ennesima dimostrazione, sì. Quando le stagioni vanno in un certo modo, sono delle stagioni no delle e stagioni. C'è bisogno di addrizzarle l'anno venturo, speriamo in condizioni organizzative migliori. Infatti. Andiamo adesso, ti puoi andare a sfogare, però non essere, ti ripeto, troppo prolisso. La Parma vale, ormai non è più la sorpresa per nessuno, non sono prolisso, di malattia, sogno malato, hai malattie. Niente ragazzi, la Palmon ha incontrato la San Cataldese, che in altri tempi, conoscendo proprio come si ragiona la Palmon, sarebbe stata una partita con il pathos proprio, e invece i ragazzi con in testa Corrado Muto hanno interpretato una partita da capolista alla faccia, però permettendo che in questo momento la San Cataldese era una delle squadre più in forma del momento. È vero. Quindi una Palmoval che incontra una San Cataldese così in forma, perché lo ha anche dimostrato, e la supera con questa scioltezza, e lascia un po' riflettere per quello che può essere il cammino di questa, squadra. Campionato. Quindi una grande prestazione da parte della Palmoval, superba, complimenti a Di Franco che ha fatto un gol strepitoso, però complimenti ex per un giorno della Palma, e lui dice, io metto il sigillo così vi ricordate di me sempre, mentre invece i tre gol della Palma sono frutto di manovre, perché poi noi ricordiamo che la Palma non ha l'attaccante ed è il secondo attacco del campionato. È un motivo, quindi, ci sono sarà. Sono stato breve. Ma intenso. Breve, ma intenso. Quindi aspettiamo questa settimana di fuoco con Leonfortese Parmonval. Sarà Leonfortese Parmonval che segnerà il destino di una delle due. Di una delle due o di tutte le due? No, della Palma, no, perché alla fine poi la Leonfortese se la va a giocare ad Alcamo. Però dell'Alcamo vince, non lo so. Potrebbe essere decisiva sicuramente. Chiuso. Chiudendo il girone di eccellenza, passiamo subito a spararci quello di promozione con Furgatore Cus, che dico è una partita finita 1-1. Il Cus, la gatta da pelare era dura, era difficile, era brutta, molto brutta, però un punto, ha preso un punto importante. Perché lì è un Furgatore, è una piazza
è difficile, calda. Io onestamente non avrei scommesso, avevi messo la terra posta sul fulgatore, però il CUS vuol dire che il trend è cambiato. Neanche io, anche perché spera, perché ricordiamoci che in questo girone ci sarà un solo playout. Esattamente, soltanto uno. Uno solo, quindi se lo giocheranno molto probabilmente c'è... CUS e fulgatore. Cioè CUS... E fulgatore. Sì, anche i delfini sono lì. I delfini però hanno scavalcato un punticino, sai. Quindi è stato un punto veramente importante. Non capisco perché il Cefalù ha vinto 2-0 soltanto con il Carini, e questa è una domanda... No, lo dico io, perché comunque non Carini, capisco. Comunque il Carini... Che ho detto non lo so, non capisco perché non lo so. Il Carini comunque ha preso i fratelli Cataldo, ha preso, insomma, 2-3. Dice, non è che è cambiato nulla, però cioè, ha una sembianza di squadra, ce l'ha. Quindi 2-0, comunque secondo me... io poi ho sentito Pino Minutella che dice, mister, però la differenza era enorme, quindi noi ci siamo, erano un po' in tensione a Cefalù perché non capivano che Carini arrivasse, però poi quando hanno visto che comunque era alla portata e comunque Cefalù è una squadra già pronta per l'eccellenza, l'hanno controllato. Anche a Cefalù c'è stato il nostro foglio, che so che è andata bene. Un bel foglio è uscito fuori. Mi viene da ridere perché penso ai fratelli del Cannolo che vanno a vincere a Strasatti per 4-2. I nostri amici e sono di Parisi. E sono di nuovo lì, però ricordiamo che il Dattilo ha solo l'ultima partita, perché poi deve riposare. Quindi deve spararsi questa ultima partita e sperare... In niente, si spera in un... Hanno sprecato le opportunità in casa con i delfini. Sì, ma qua, anche ma qui adesso i giochi sono per pigliarsi la piazza del secondo posto. Pace che ha vinto. E giocarsi. Al Paceco manca un punto per dirsi campione del campione di promozione. Mister Barbata con il suo... Paceco. Con molto... entusiasmo. Grande Pino Barbata, grande Salvatore Marino, il grosso Salvatore Marino. Dobbiamo metterci in dieta, perché io ci sto incominciando, però appunto, la prossima volta lo voglio vedere almeno 160 kg meno. Vabbè, comunque salutiamo simpaticissimo il presidente. Infatti ne parliamo subito anche per poi ritornarci, sì. Perché 3-0 a un Monreale che secondo me non ne sta capendo più nulla. La base ce la potevamo mettere quella ta 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 ta. Presidente Di Minica. Presidente Di Minica. 6 maggio. Ragazzi, siete a mare in Coppa Italia. In Coppa Italia già c'era la qualificazione, l'avevamo in mano. Era lì. Però, ma non si è giocato bene, perché neanche... comunque il Mussomeli meritava di vincerla quella partita. Quindi poi c'è stato il rigore, c'è stata la doppia espulsione, avete perso un'occasione d'oro, ma non avete, si è vista che la squadra comunque non c'è, e il 3-0 a Paceco ne è la conferma. È la differenza che c'è tra voi e una squadra che si allena. E quindi, no, una squadra che si allena in maniera... Che si prepara, lo vuoi chiamare così, si prepara, dai. È la testa. Ma prepararsi il cervello, che fa? Lo vuoi mettere in secondo piano rispetto al corpo? Quindi bravi al Paceco, e buon campionato d'eccellenza, ci sentiamo presto, presidente, so che mi chiamerai. Un grosso presidente. Allora proseguiamo con invece Delfini Favignana 4-3 spumeggiante e scintillante. Io sapevo il Favignana si andava a fare la passeggiata con i parenti, invece c'è stato partita di Torino Moretti, scintilla a destra e a sinistra. Però ci sono stati degli alti e bassi qui Christian avrà modo di tirare gli orecchioni, perché aveva una partita in pugno, poi se l'è lasciata sfuggire, poi la caparbietà dei ragazzi e di questo allenatore, la tuta. Allora si è messo la tuta e ha contagiato pure Guido. Pure con la tuta rossa. Dico solo, quindi sta prendendo piede. È una moda orribile. Vabbè. Orribile, vabbè. Christian. Vabbè.
forse Pompera la va a fare tasse. No, ma il bello che lui dice, beh, gli fanno il coro adesso, il cardinale Pompiere. Pompiere, bravo, fanno il coro. Comunque, il pompiere non ha paura, gli fanno il coro. Gli fanno il coro i suoi ragazzi. Hai capito? Ma no, questo è merito. Anche per me. Quindi 4-3, una partita al tipo Italia-Germania. Ma noi esageriamo, dico, con tutto il rispetto, va. 7 gol, dai, chi l'ha vista si è andato a divertire. Comunque, i Delfini continuano in una serie positiva e piano piano sono usciti fuori da una situazione che sembrava, io non me l'aspettavo più, un altro miracolo, che potessero un altro uscire miracolo fuori da questa situazione. Quindi bravo Cristian, bravi ragazzi, bravi tutti, soprattutto i ragazzi che hanno buggettato il cuore oltre l'ostacolo. Il Montemaggiore si ferma, cioè, cuore, su Icaro, oltre l'ostacolo l'ha preso e gliel'ha buttato oltre. Montemaggiore Ligni Trapani è l'1-1 che sentenzia queste due squadre. Allora, Ligni un punto però scavalca il Monreale, questo punto isperato. Il Montemaggiore rimane lì, il punto del campionato. Infatti, quindi ormai il Montemaggiore è in vacanza. Ma poi dove vado a vedere partite? C'è Vegna, come mai? Sì, ma scrivi tutti i partiti. No, vabbè, Vincenzo dice, dove vado? È un grande. C'è è in vacanza, quindi il punticino, secondo me, è un buon punto. Alla fine. Alle volte, sai, dice, ma chi si è messo d'accordo? No. Nella meglio due feriti che però, un morto. Però sai cosa succede? Chi ha giocato a calcio in campo si guarda nei paesi, ma va a fare la guerra. E allora X. Quindi rimane Salemi. Sì, concludiamo Salemi, con Salemi Real Calcio che ci ha provato. L'ho detto io. Però il Salemi non ha intenzione di mollare. Di mollare questa. Niente, perché 48 punti chi la deve smuovere dai no, infatti non, quindi, anche vincendo le due partite in linea non ce la farà, perché vuole cercare di andare a prendere qualche posizione migliore. Quindi alla fine tutto è andato per come doveva andare. Ricordandovi che riposava il Castellammare in tutta questa giornata di campionato. Ma Tennadone, che cosa è un po' lo sai perché non me ne accorgo? Perché sono tipo tempestato di farmaci. Sono giocato di fare. In questo momento sono tipo le farfalle quando vanno sbattendo nelle luci. Questo si gioca. E così, ringraziamo tutti. Ringraziamo le persone, signore. Ringraziamo chiunque si è messo a disposizione per fare sì che noi... Siamo qua. Quindi grazie a Canale 8, grazie a Anna. Grazie Anna, soprattutto. Che ci sta guardando, guarda dove, che ci saluta. Ciao Anna. E soprattutto grandi followers di Facebook che ci hanno seguito e di YouTube che stanno sempre con noi e cliccano sempre mi piace, condividi, ammazzatine, cose. Comunque ci tengono sempre informati. E mister, da Canale 8, per l'edicola di mister Piero Gatto. E Salvo Sorci. È tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao.